Buon pomeriggio, ci siamo anche per oggi con Palla al Centro per questo 11 ottobre 2024. Parleremo di una trasmissione oggi un po' diversa perché stiamo per aspettare quella che è la sentenza della Corte Federale d'Appello per quanto riguarda il discorso del Cosenza Calcio riferito naturalmente ai 4 punti di penalizzazione. Buon pomeriggio Maria Grazia. Buon pomeriggio caro Franco, ben trovati a tutti i nostri telespettatori. Io direi di iniziare subito, quindi rinnovo i miei saluti a te, rinnovo i miei saluti a Pippo e do il benvenuto all'avvocato Matteo Cristiani che ci accompagnerà oggi dal punto di vista giuridico nel leggere quello che speriamo sia il dispositivo della sentenza, di darvelo in diretta. Avvocato, buon pomeriggio, salve, ben trovato. Buon pomeriggio a tutti i telespettatori, amici, a Franco, Maria Grazia, a Pippo. Ovviamente vi ricordo che è attivo il nostro numero WhatsApp al 345 921 1221. Io aspetto i vostri messaggi e quindi ridò la parola a Franco per iniziare. Sì, dicevo che è una trasmissione un po' diversa perché stiamo aspettando appunto la decisione della Corte Federale di Appello. Stamattina alle 11 è iniziata questa discussione, il ricorso della Cosenza, è terminato intorno alle 13, sperando di darvi la notizia prima appunto delle 16, che è l'ora nel corso della quale noi andremo poi via. E allora, Pippo, a te la parola, sì, andiamo io subito. Prima direi che magari introdurre l'argomento calcio, perché non è che aspettiamo la sentenza, non parliamo di calcio. Partiamo subito con la classifica e il prossimo turno e poi sentiremo gli effetti del dopo partita, dell'ultima partita del Cosenza con mister Albini e Dorazio. La classifica e il prossimo turno. La classifica allora. Ce l'ho io subito la classifica. Naturalmente il Cosenza è rimasto per il momento a 5 punti, ma aspettiamo di sapere. La classifica generale vede in prima posizione il Pisa con 19 punti e segue lo Spezia con 16. 15 punti per il Sassuolo, 14 punti per la Juve Stabia, 13 punti per il Brescia e 12 punti per il Sudtirol. 11 punti per Cremonese, Cesena, Palermo, Salernitana e Mantova. 10 punti per il Bari, 9 punti per Modena e Reggiana, 8 punti per Sampdoria e Catanzaro, 7 punti per Carrarese e Cittadella, 6 punti per il Frosinone e chiude il Cosenza con 5 punti. E allora andiamo a vedere questi le partite del prossimo turno, così abbiamo anche il quadro della giornata che sta per la nona giornata del campionato. Gioca, lo diciamo, sabato l'altro. Ovviamente c'è la pausa durante questa settimana, quindi si giocherà il fine settimana che va dal 18 al 20 di ottobre e vedi impegnato il Bari contro il Catanzaro, Brescia contro il Sassuolo, Carrarese Mantova, Cesena Sampdoria, Cittadella Cosenza, Juve Stabia Cremonese, Modena Palermo, Reggiana Frosinone, Salernitana Spezia e su Tirol Pisa. E allora Pippo, vogliamo andare a vedere questi? Assolutamente sì, abbiamo raccolto le impressioni del tecnico di Dorazio a fine partita che adesso ne parleremo dopo il loro intervento. Ho visto purtroppo sconfitto il Cosenza, tra altre cose cadere all'ultimo posto in classifica. Sentiamo Albini e Dorazio. Non siamo stati all'altezza della partita, non l'abbiamo fatta bene, ci sono delle responsabilità nostre, non siamo stati bravi in quelle che sono le caratteristiche che ci hanno portato fino ad oggi ad essere una squadra riconosciuta da tutti. Oggi l'abbiamo sbagliata, ma non getto assolutamente, ripartiremo perché questa squadra qui lo merita e ripartirà, ne sono certo. Parliamoci chiaramente, il Cosenza si lotterà per salvarsi, parliamoci chiaramente. Oggi il Cosenza con 9 punti sarebbe fuori, quindi oggi ha sbagliato la prima partita, non è che dobbiamo fare un filotto, partita dopo partita lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi, chiarissimo. Oggi è l'ottava, l'abbiamo sbagliata, ci dispiace tantissimo, siamo arrabbiati tantissimo, ma ripartiremo e sappiamo qual è il nostro obiettivo chiaramente, chiaramente. Dobbiamo prendere da oggi la consapevolezza che in questa categoria la Serie B è fatta di queste partite sporche e quindi penso che da oggi possiamo solo che imparare per il futuro, per non commettere gli stessi errori. Adesso abbiamo tutta la sosta per riflettere, ci faremo un esame di coscienza e prepareremo come al solito, come ripeto, ci vuole grande equilibrio, come abbiamo fatto queste partite precedenti, adesso anche con una sconfitta ci faremo un esame di coscienza, con grande equilibrio analizziamo tutti gli errori che abbiamo fatto e ripartiamo più forti di prima.
Questo è un po' quello che dice D'Orazio. Tra le altre cose da aggiungere, questa è la Serie B. La Serie B troveremo squadre come il Sud di Tirol che mettono l'autobus davanti alla porta, tu non sei riuscito a reagire per i problemi tuoi, non ti faranno, difenderanno i 9 giocatori, troveremo tante di quelle partite sporche, anche col Cittadella sarà così, che lotterà per salvarsi, e sarà, come dire, difficile applicare quel metodo di gioco, Franco, che piace ad Alvini a viso aperto, con gli spazi. Qui quando trovi l'autobus non ti fa più giocare nessuno, al di là dei meriti della squadra. Sì, concordo, però già i primi segnali, i primi scricchiolie si erano visti già nella gara di Bari, era rimasto con l'uomo in più, col Sud Tirol è successa la stessa cosa. Io l'ho scritto pure sul Corriere dello Sport, mi è sembrata una squadra sulle gambe con le idee un po' annebbiate. È chiaro che quello che dice Alvini lo sottoscriviamo tutti quanti, il fatto di arrivare alla salvezza prima possibile. L'obiettivo del Cosenza di quest'anno, l'ha detto chiaro e tondo, è la permanenza. Per quanto riguarda invece gli altri discorsi, sì, magari qualche giocatore era fuori condizione, avremmo voluto chiedere anche ad Alvini il perché Kuan è rimasto in panchina, probabilmente per una scelta tecnica. Abbiamo visto un centrocampo diverso dove Charles ha fatto il play, secondo me non lo può fare il play perché è un catturapalloni, e quindi tante altre cose che poi chiederemo al tecnico nel corso della conferenza stampa la prossima, perché presumo che ci vorrà prima della gara del Cittadella che ha cambiato allenatore. È stato esonerato questa mattina Gorini, la squadra per oggi e domani è stata affidata al tecnico della Primavera, poi avendo un direttore sportivo in gambissima come Marchetti, che era richiesto da tante squadre di Serie A, bisognerà vedere su chi andrà. Si parla di Breda, si parla di tanti altri allenatori, di Ballardini, si parla di Venturato, si parla anche di Castori. Seguiremo naturalmente, e dopo che ha Cremone è stato esonerato Stroppi e è andato Corini, vedremo quello che succederà appunto a Cittadella. Avvocato, allora vogliamo introdurre questo discorso, naturalmente parliamo del Cosenza, questo discorso anche della penalizzazione? Sì, aspettiamo momenti, speriamo che ci sia un esito fortunato, quantomeno di parziale accoglimento rispetto a una decisione che è evidente che è stata sin troppo rigorosa, soprattutto nell'aspetto sanzionatorio, perché sì, irrogare una sanzione di 4 punti rispetto a una violazione che è quella, una delle due addirittura di lievissima entità, perché parliamo di scarsi 5.000 euro, sarebbe la seconda violazione ritenuta IRPEF che ha dato origine all'irrogazione di 2 punti di penalità. È ovvio che sono sanzioni troppo sperequate, non tiene conto anche secondo me del comportamento fattivo e recipiscente che la stessa società Cosenza Calcio ha avuto, che di lì a pochissimi giorni, accortosi di quello che era probabilmente un disguido dovuto a un concomitante pignoramento, questo dice l'ordinanza del Tribunale Sportivo, ha immediatamente creato quella provvista finanziaria necessaria per pagare insomma la parte di contributi INPS ed IRPEF dovuti, sicché sostanzialmente, ecco, questo indiritto, ma lo dice anche il codice di giustizia sportiva, può configurare una precisa attenuante per aver riparato integralmente il danno o essersi adoperato spontaneamente prima del giudizio per ridurre o attenuare le conseguenze dannose derivanti all'infrazione. Questo mi sembra un comportamento che potrebbe essere ben apprezzato dalla Corte Sportiva di Appello, da cui aspettiamo una decisione. Io questo volevo chiedere, no, un dubbio che ovviamente come a me è sorto, penso alla maggior parte delle persone. La buona volontà da parte del Cosenza di pagare, perché poi tra le altre cose sono passate 48 ore, il discorso della perentorietà del pagamento, dal ritardato pagamento, praticamente il Cosenza subito messo a posto, perché da quello che abbiamo letto nella dichiarazione che è stata fatta dalla Corte Federale, il Cosenza praticamente ha fatto il versamento, ha mostrato con le carte che c'era la capienza e tutto, e la banca gli ha dato anche l'ok per pagare, cioè c'è anche il discorso del buonsenso. Perché il buonsenso non è stato applicato anche da parte dei legislatori? E questa è la domanda che ci poniamo tutti quanti. Non c'è dubbio, assolutamente così, anche perché se, come dice l'ordinanza del Tribunale Sportivo, il bene giuridico tutelato sarebbe la non alterazione di una par condicio, perché ovviamente tutte le squadre sono sottoposte, tutte le società, ai medesimi adempimenti economici, ovviamente per garantire una parità
e un equilibrio tra le stesse, ebbene io mi chiedo e vi chiedo, cioè, quale par condicio sarebbe stata alterata con 4.500 euro, che significa quello, la metà della metà della metà di quello che spende una società calcistica professionistica per organizzare una partita in casa. Quindi credo che onestamente, come dire, di che cosa parliamo veramente. Quindi allora, ci auspichiamo. Abbiamo qualche messaggio? Vediamo. Sì, Franco, ma io volevo fare prima una domanda all'avvocato. Prego, prego, ne hai avvocato, facoltà. Allora, nel ricorso viene fatto riferimento all'ex articolo 127 del codice di giustizia sportiva, il quale al primo comma recita che può essere presentata dall'imputato, una volta recapitatagli quella che è la lettera di deferimento, può agire in patteggiamento, quindi riconoscere una parte delle sue colpe, che però all'interno del dispositivo che si trova sul sito della FIGC questo non è stato accettato. Quindi io chiedo a lei, secondo lei quali sono le motivazioni per cui non è stato effettivamente accettato comunque, cioè, quando un non patteggiamento? Bravo, quando non c'è, perché la Turris ha patteggiato esatto, un punto, esatto. Il Trapani di Mimmo Toscano e il Catania ha patteggiato un punto. Ma la Sampdoria, no? Non c'è. Voglio dire, sì, il Cosenza sì, invece, ecco, la domanda, non c'è la domanda dubbio, è precisa. Le pro- enorme, non c'è una massa enorme. L'anno prossimo, Dio solo sa come è stata scritta, ci auguriamo in maniera regolamentare, però sarà una domanda, così. Se è stato rigettato sull'argomento, il patteggiamento, se è stato rigettato il patteggiamento, qualcosa mi fa pensare. Sì, assolutamente. Sì, in effetti si dà della proposizione. Asso studio, sì, lo sappiamo. Non assolutamente. Una futura collega, anzi, forse lo è già, è laureando. Siamo in dirittura d'arrivo. Sono contentissimo. Bocca al lupo. E in effetti si dà atto di una proposta di patteggiamento che non c'è una motivazione, è stata disattesa. Con un rigore inusitato ed inaudito, non, davvero poi anche nel non concedere attenuanti, davvero onestamente, poi possiamo anche ammettere di avere violato un termine perentorio, ci mancherebbe, che poi tra l'altro più che presupporre, come si magari tante voci corrono in giro, un'inadempienza finanziaria, secondo me più che altro attribuibile a un caos organizzativo, ecco, una confusione organizzativa più che... I panni del giornalista è parlare da tifoso, ma dove sta andando il calcio? Cioè, qual è l'obiettivo della Federazione Italiana Gioco Calcio? Perché a questo punto c'è una regia, se c'è una rigidità tale, è quella di consegnare alle multinazionali il calcio, esatto, che vogliono costruire giocattoli, cioè stati finti, e in modo da vendere tutti quanti i pacchetti televisivi soltanto e allontanare la gente, la passione, quella che ha fatto il calcio, lo ha portato ad oggi, è la passione del tifoso che va a gridare sugli spalti e a tifare per la propria squadra. Se noi smontiamo tutto questo bello del calcio, perché il calcio è il pubblico, se tu levi il pubblico, levi, come dire, la possibilità della squadra di provincia di arrivare a fare il campionato, non so se vi ricordate la buttata di Lotito che diceva che sono arrivati pure loro, parlando del Frosinone, insomma, se alla fine ci riduciamo a questo, il calcio di elite, così come stiamo vedendo per la Champions League, che è diventato tutt'altra cosa rispetto a quello, cioè si vuole esautorare il calcio nazionale. Il mondiale voglio dire, presidente Balata, che questo è il calcio degli italiani. Qua mi sembra che sta diventando il calcio delle multinazionali. Non voglio fare il comizio. Il mondiale per club, tutte queste cose, questa stagione che si prolunga, gli stessi calciatori che si lamentano, che giocano forse 150 partite all'anno. E non... Ancelotti dice questo, all'altra Spalletti dice non si deve giocare, anche lì tra gli allenatori. Meno male, non è meno che male. Non convergono praticamente le idee. È meno male. Possiamo andare a leggere qualche messaggio, che Franco, è molto interessante. Messaggio per te, ci chiede un tifoso se si può fare un'analisi della situazione proprio del Cosenza dal punto di vista ovviamente tattico e anche dell'assetto, insomma, in cui si trova. Ne parliamo dopo di calcio, perché adesso sentiamo prima i tifosi di San Benedetto Urlano, che hanno fatto una bellissima festa, complimenti al sindaco che era lì presente, e sentiamo cosa ne pensano i tifosi, secondo loro cosa potrebbe arrivare dalla sentenza di oggi. Può partire l'RVM sui tifosi di San Benedetto Urlano. Come lo vedi questo contenzioso? Bene, bene, bene. Gli alti e bassi capitano sempre, però bisogna rialzarsi sempre. Senti, di questa penalizzazione se ne discute venerdì? Vedremo, aspettiamo. Tu che dici? Niente, aspetto la sentenza. Ci dopo due punti garantito, questo nel gioco qualunque cosa, lo sto dicendo da tanto tempo, due ce li avrò togli. Credo nella giustizia e credo che la farà il suo corso correttamente. Sono fiducioso quest'anno, perché di solito quando una squadra ha la penalizzazione, poi gli danno i punti, soffre, arrivano i risultati a fine stagione. Io non vedo più
Perché su venerdì per i 4 punti cosa pensate? Io spero che verranno date di nuovo, perché non è giusto, perché ci sono molte società che hanno più debiti rispetto al Cosenza Calcio e non hanno punti di penalizzazione. Spero che verranno dati questi 4 punti. Tutti, poi, dici? Sì, io spero di sì. E poi speriamo che si inizia il campionato alla grande. Io sono fiducioso quest'anno. La vedo dura, poi noi siamo a Cosenza, ci possono fare. Tu dici? Assolutamente sì, che ben venga una cosa. Abbiamo bisogno di punti perché la classifica piange, siamo ultimi, non andiamo a pensare a questi 4 punti che ci hanno cacciato perché non li avremo i 4. Sono sicuro che 4 non saranno 4, ma spero di almeno 2, però siamo sempre al di sotto delle aspettative che la tifoseria quest'anno vuole. La squadra deve crescere, non si deve giocare singolarmente, ma si deve giocare la squadra. Loro dicono che sono un gruppo unito, io lo spero. Si deve andare avanti, si deve lavorare. Soprattutto, siamo sempre tifosi, quando perde e quando si vince. Non bisogna essere sempre. Guardiamo la partita, siamo in Serie A C e poi prima vedo se mi serviamo, è possibile sul fatto, no? O se è sempre sportivo, tifoso, la squadra o vince o perde sempre tifoso il corso, punto. Venerdì come l'avete? Venerdì sì, ci sono i 4. C'erano 3 punti. C'erano 3 punti. Sì, perché a Sant'Ore ci hanno dato 1 miliardo di cose, no, ma noi siamo forti lo stesso. Non è che vinciamo a fare tanto da questi, oppure non c'è da terra. Le penalizzazioni sul campo possibilmente, no nelle sedi opportune. A noi quello che è successo fuori non ci interessa. Noi contiamo sempre nel campo. Là si prendono i punti e si conquistano. E là bisogna toglierli. E forza Lupi sempre. Ecco qua, questa è una bella festa, sì. Franco, anche lì San Benettullano, il Cosenza va e porta in provincia i giocatori, bella iniziativa. Poi li sentiremo. Complimenti al club di San Benettullano. Complimenti al club di San Benettullano, ma qui ci chiedono praticamente come stanno le cose anche dal punto di vista economico. Naturalmente poi andremo a vedere anche i bilanci, caro avvocato, vedremo quello che succederà prossimamente, perché il tifo adesso comincia ad essere, certo, preoccupato non solo per l'ultima posizione in classifica del Cosenza, ma anche per le situazioni, come diceva quel signore, fuori dal campo non ci interessa, a noi ci interessa il campo, però il campo ai noi dice che in questo momento il Cosenza è l'ultimo in classifica con 5 punti. Vediamo quello che succederà, però insomma la squadra fino a questo momento ha dimostrato di sapere tenerlo il terreno di gioco, però nelle ultime partite è un po' scricchiolato. Speriamo tutti quanti che possa ritornare sulla via maestra. Messaggio. Buon pomeriggio, sono Marcello da Cosenza. Dopo le buone prestazioni della nostra squadra nelle precedenti partite, dove si era vista grinta e determinazione, nella sfida invece di domenica contro il Sud Tirol, ho visto purtroppo un Cosenza fuori condizioni, lento sulle fasce e non incisivo. Io penso che la squadra nel mercato di riparazione a gennaio abbia bisogno di qualche rinforzo a centrocampo e di un forte attaccante che la faccia la differenza in campo. Saluti a tutti gli ospiti in studio e sempre forza Lupi. Buonasera, ritengo che il problema del Cosenza non sia Alvini, ma il fatto che rispetto allo scorso anno mancano due giocatori importanti che saltavano l'uomo, ad esempio giocatori del calibro di Marras e Tutino. Nel Cosenza attuale i calciatori non riescono a penetrare nell'area avversaria se non in contropiede. Franco, a te il commento. E che devo dire, insomma, la situazione è quella che è, ho già detto di quello che è in questo momento la forza Cosenza. Speriamo che questa sosta possa ridare energie fisiche e mentali ad un gruppo che è partito benissimo, è partito praticamente alla grande, andava a 1000 all'ora. Io ho sempre sostenuto che questa è una squadra che se dà praticamente grinta, che se gioca sulle ali dell'entusiasmo e va a 1000, allora può battere chiunque, come è successo con la Cremonese e con la Sampdoria. Ma se cala i ritmi, è chiaro che la qualità delle squadre avversarie viene fuori e ti può mettere in difficoltà. Diceva bene Pippo prima, perché poi sei rimasto 11 contro 10 contro il Sud Tirol, ha messo
il Sud Tirolo, lei è lì un autobus, due autobus, ed è diventato difficile perché oltretutto si è incappato, come diceva giustamente Alvini, in una giornataccia, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale. Poi hai perso la seconda sconfitta interna consecutiva dopo quella col Sassuolo. Avvocato. Ma se vediamo l'aspetto puramente sportivo e tecnico, la squadra ha 9 punti, quindi sarebbe addirittura salva, ma ciò non toglie che in questo momento ne abbiamo 5. Credo che sia stata davvero sbagliata solo l'ultima partita, dove sì, in effetti sono emersi questi difetti strutturali. Se vogliamo, anche a Bari è vero che la prestazione non è stata eccellente, però anche il Bari a parità numerica nulla altro aveva prodotto se non il gol scaturito da un calcio d'angolo. Forse noi tifosi, io per primo, sbagliamo a drammatizzare la singola partita è anche tributaria di molti episodi. Ora, andando vedendo, ecco, l'ultima partita, tu dopo 7 minuti già si è incanalata a favore del Sud Tirol con una grossa topica difensiva che ha portato al loro gol. Però se vogliamo, io ricordo anche un'occasione di Strizzola a 15 minuti alla fine, praticamente clamorosa, e lì è chiaro che se fai pareggio con un uomo in più, con la spinta ovviamente del pubblico, è anche possibile che vinci la partita. Così come ricordo altre 2-3 mischie davanti al portiere, forse molto caotiche, però davvero la palla pare che stava per entrare da un momento all'altro in rete. Il Sud Tirol nello stesso tempo è una squadra molto fisica, se non erro è la squadra più alta del campionato proprio come altezza media dei singoli giocatori, molto strutturata sulle palle alte, qualità che in effetti noi non abbiamo. Ecco, credo che giochiamo meglio contro squadre che ci affrontano a viso aperto come le big, che ci lasciano più spazi per poter sentiamo allora, a tal proposito, parlando di calcio, i due difensori che abbiamo sentito in settimana erano ospiti a San Benettullano. Sentiamo prima Caporale, può andare in onda l'RVM. Aspettavamo anche noi qualcosa in più, purtroppo in un percorso ci stanno anche delle partite no, e stiamo lavorando per colmare questo gap che abbiamo avuto. Gol non ne ho fatti, ci sto provando come tutto il reparto difensivo, ci stiamo provando e sono sicuro che arriverà la gioia per il nostro reparto. Senti, un gol in più rispetto alle prime 4 partite. Abbiamo fatto questa battuta d'arresto domenica, e abbiamo subito questo gol in più e già da oggi stiamo lavorando per ricoprire, diciamo, questo problema. Arriva una squadra del Cittadella che ha i suoi problemi pure lei. È una partita tosta come tutte le 38 partite che ci aspetteranno quest'anno. E noi pensiamo a fare il nostro e vedremo di toglierci queste soddisfazioni, una soddisfazione fuori casa. Senti, com'è Alvini che grida sempre in campo e anche in allenamento? Ci dà tanta forza, c'ha tanta garra e lo seguiamo costantemente perché ci dà proprio la forza per giocare le partite e stare sempre sul pezzo. Una promessa ai tifosi? Promessa, e faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo il prima possibile. Avvocato, un po' le parole tue. Lui, come tutti sappiamo, Caporale si è distinto perché riesce a realizzare i gol sugli sviluppi del calcio d'angolo come Venturi, vi ricordate, sì, il colpo di tacco. I difensori nelle palle inattive vengono mandati in avanti a cercare di sfruttare la loro altezza. E Caporale è uno di quelli che ha sempre segnato sospettando di fare gol. Strutturato, sì, ma sì, la squadra comunque, al di là di dichiarazioni che possono essere facciate, sembra molto unita, coesa, comunque sembrano tutti. D'altro canto, ecco, fino a 2-3 settimane fa si parlava di ben altro, nel senso che lo davamo la prestazione interna casalinga con la Sampdoria. Non può essere stato un caso, penso che la verità sia sempre un po' nel mezzo. Certamente non c'è una qualità media eccelsa, ma magari ovviamente. Però ci sono squadre come il Bari che sfruttano appieno le palle ferme, i calci d'angolo. Il Bari ha fatto, se non sbaglio, o 3-4 gol tutti da 3 punti, tranne che col Cosenza, da calcio d'angolo. Sì, sì. Voglio dire, è importante avere certo, nel calcio di presente oggi, soprattutto in Serie B, quando succedono partite come quella che è successo con il Sud Tirolo, se non trovi le palle inattive nel calcio molto equilibrato di oggi vogliono dire molto, non c'è dubbio. Noi in effetti non siamo riusciti a sfruttarle, anche col Sud Tirolo 8 calci d'angolo a 0 se non di più, e nessuna occasione vera da gol. Questo in effetti è un peccato. Okay. Franco, noi andiamo un attimo in pubblicità e ovviamente vi aspettiamo qui per la seconda parte. Pubblicità.
Allora, seconda parte di Palla al Centro e dovremmo avere in linea, caro Pippo, il nostro amico, l'ex direttore generale del Cosenza Calcio, Emanuele De Lieto. Lo vedo, ecco qua, in bassa frequenza. Buon pomeriggio Emanuele, ci senti? Ciao Franco, sì, io vi sento, buon pomeriggio a voi. Ok, allora stiamo aspettando questa sentenza, è terminato intorno all'una, l'una meno dieci, la discussione in via telematica e al momento diciamo che dovrebbe essere già arrivata, però sono le 15.35 e stiamo appunto aspettando. Tu che notizie c'hai? No, io ho le stesse notizie che avete voi, nel senso che i risultati sarebbero usciti oggi pomeriggio, quindi sono ancora riuniti e siamo tutti in attesa, insomma, di capire se ci sarà uno sconto su questa penalizzazione o meno. Sì, io volevo chiederti, ovviamente prima si parlava di questo modo, a mio avviso, della FIGC impedituro di dare l'esempio. Però si discuteva, ma qual è l'obiettivo della FIGC? Quello di esautorare le scuole di provincia punendo il Davide di turno, cioè Davide magari, perché poi Davide batte Golia, cioè il piccoletto di turno, per dare, come dire, l'esempio a tutti, punisce la squadra che magari è quella piccola di provincia per dare poi spazio ai grandi, quando sappiamo Inter, Milan, Juventus, Sampdoria, con debiti stratosferici, non rientrano dai debiti, però dietro hanno le multinazionali che le proteggono. Cioè, c'è un po' un discorso un po' strano, invece di favorire il vero gioco del calcio, alla fine si favorisce il business. Che dire, Pippo, parliamo di irregolarità o di problematiche diverse fra di loro, per cui non metterei tutto dentro lo stesso calderone. In questo caso io credo che su una parte della penalizzazione non ci sia possibilità di appello, nel senso che per quanto riguarda la cifra che non è stata versata, credo che sia talmente importante che su quella non ci sia nulla da discutere. Io credo che il vizio legato alla seconda, perché sono due, diciamo, le situazioni di irregolarità che vengono contestate, sulla seconda ci sia palesemente un errore di forma, la cifra è talmente tanto piccola, insomma, che credo che su quella si possa ottenere qualcosa, ecco, io la vedo in questo modo. Avvocato, vuoi intervenire? Noi abbiamo l'avvocato Matteo Cristiani in studio, uno che insomma si occupa anche di queste cose, gli abbiamo fatto qualche domanda, adesso è lui. Non so se l'avvocato sicuramente ne saprà più di me, quindi non sono avvocato e quindi sì, chiederei anche a lui, insomma, se quello che ho detto è... Ma tu sei nel campo come dirigente sportivo. Condivido il pensiero del direttore, insomma c'è una sprezza sanzionatoria che è ingiustificata in riferimento alla seconda procedura, che è quella dei 4.000 rotti euro. Oggettivamente mi sembra davvero un fuor d'opera, sarebbe, come dice Pippo giustamente, anche un messaggio, diciamo, esemplare nei confronti di una piccola società che comunque è da 14 anni nel calcio professionistico e che comunque, voglia a dircela tutta, ha anche lanciato qualche giovane di prospettiva interessante. Ma anche pagato dopo 48 ore, non c'è al dubbio, di là del fatto. Cioè, è stato più che altro un disguido che per carità dovrà essere pagato. Io dico che accetteremmo di buon grado anche un meno 2, perché purtroppo dura l'ex se di l'ex, c'è poco da fare, però davvero andare a minare così anche la regolarità di un campionato per 4.000 euro, che il direttore lo sa, è quello che davvero, c'è una sola autoambulanza, penso quanto costa per organizzare una partita, per non parlare di vigile del fuoco, cioè appunto parliamo di un'inezia. Sono d'accordo e voglio spezzare una lancia nei confronti del presidente stavolta, perché poi lo sento spesso criticato, lo sento spesso contestato, non entro nel merito, però di una cosa la voglio dire: io ho lavorato con il presidente Guarascio e da questo punto di vista è impeccabile. Ha sempre fatto della serietà, della correttezza, valori su cui basare qualunque principio di gestione, e si è sempre raccomandato con tutti noi di non essere superficiali su questo. Ci ha sempre tenuto, ha sempre fatto discorsi e da questo punto di vista quindi sono certo della sua incolpevolezza, quindi ecco, questo ci tengo, visto che poi, ripeto, da un punto di vista sportivo parlo dei risultati e, come giusto che sia, i tifosi possono essere più o meno contenti e quindi possono esprimere la loro opinione, però su questo è un dato oggettivo, il presidente Guarascio è una persona seria, è una persona onesta.
E allora Emanuele, rinviamo il tutto al prossimo venerdì, quando avremo poi il quadro completo della situazione, vuol dire che ti disturberemo nuovamente per commentare quello che sarà successo. Va bene? Grazie, tanti saluti, grazie, direttore. Grazie per essere stato con noi. Un saluto a tutti, buon pomeriggio. Grazie, buon lavoro. Allora Pippo, abbiamo... Sì, io direi di continuare. Sì? Venturi? Assolutamente sì. Possiamo partire con l'altro RVM. Venturi che parla ovviamente del dopo partita e di quello che... promette ai tifosi. Venturi. Sì, hai detto bene, relativamente, perché per come è andata la partita, soprattutto dopo che loro erano rimasti in 10, dovevamo sicuramente fare di più, sia da un punto di vista del gioco, sia dal punto di vista del voler vincere. Ci è mancato purtroppo questa cosa, può succedere, come hai detto te, però dobbiamo fare di tutto per invertire la rotta. Cosa ha detto il tecnico dopo la partita? Sicuramente era come noi un po' arrabbiato perché non era il risultato che volevamo e da questa settimana stiamo già iniziando a preparare la partita per il Cittadella che vogliono tornare a fare i 3 punti. Molte squadre organizzano il loro gioco sfruttando i calci piazzati. Una di queste è il Bari che ci ha pure fatto gol su calcio d'angolo e diciamo voi difensori siete chiamati poi anche a sfruttare le vostre capacità di testa in area. Sì, assolutamente, ci dispiace in primis a noi non riuscire a sbloccare questa situazione, chiaramente lavoriamo in allenamento, poi è normale che la domenica ti è capitata la palla giusta, devi fare gol perché ci sono anche gli avversari, però chiaramente siamo in primis noi a voler ribaltare questa situazione. Anche se tu ci hai fatto divertire con quel colpo di tacco. Peccato non averlo ripetuto visto che era contro il Sudtirol, però magari in futuro si sa mai. Arriva il Cittadella, che Cosenza troveremo? È sicuramente un Cosenza che ha voglia di vincere, di dimostrare che non eravamo quelli di Sudtirol dell'ultima partita in casa e quindi ce la metteremo tutte per portare a casa il risultato pieno. E allora vogliamo commentare quello che ha detto Venturi? Michael Venturi, lui mi sembra che sia di Rimini. Ah, telefonata. L'avvocato Chiacchio, che bella sorpresa, una carambata. Avvocato, ci sente? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. È con avvocato... vivo piacere che accetto questo invito. Avvocato, noi volevamo chiamarla quando ha sentenza acquisita, però siamo lì aspettando, sperando che arrivi per le 16, quando termina la nostra palla al centro. Però una domanda gliela devo fare. Questi 4 punti di penalizzazione... Come li inquadra lei? Guardi, io non conosco nel dettaglio gli addebiti che sono stati ascritti al Cosenza Calcio. Posso dire che però negli ultimi tempi l'impostazione sanzionatoria degli organi Abbiamo perso la... possibile far... La stiamo perdendo, avvocato, perché la linea va e viene, purtroppo. Pronto? Ci sente, avvocato? Va bene, torniamo in studio, lo richiamiamo. Dai Pippo, torniamo in studio, lo richiamiamo. E su Michael Venturi stavamo parlando, quello che ha detto Michael, è iniziata una nuova settimana, abbiamo grande voglia di riscossa, di rifarci, e ha detto andiamo lì per la vittoria. Ora a Cittadella troveremo un nuovo allenatore, questo lo diciamo agli amici che si sono messi davanti al televisore adesso perché qualche ora fa è stato esonerato Gorini. E allora nei prossimi giorni sapremo chi sarà il nuovo tecnico che guiderà il Cittadella e che incontrerà alla ripresa del campionato il Cosenza. Pippo. Diciamo che non siamo neanche fortunati perché sì. Troveremo un nuovo gioco, non sappiamo ancora che tipo di gioco se gioca 3 a 4. Affronteremo, che tipo di allenatore arriverà. Certo è che il Cittadella è al basso di tutte le classifiche, peggior difesa, peggior attacco. Peggior risultati in casa, un solo punto ha fatto in casa, gli altri punti li ha fatti tutti fuori casa perché ha vinto 2 vittorie. E in casa dovrà affrontare questo Cosenza che, come dire, con la rabbia in corpo, con la bava alla bocca, perché vorrà fare risultato pieno in quel di Cittadella. La squadra è in crisi, lo sappiamo, probabilmente, come al solito,
paga l'allenatore che aveva anche, mi pare, 3 defezioni in squadra, 3 giocatori che gli mancavano, sarà una partita tutta da giocare. Nel frattempo il Cosenza si sta allenando. Ha dato mano ai carichi, come dire, di lavoro, corsa, velocità, palestra, di tutto di più. Ieri addirittura ho fatto un mini torneo per tenere anche, come dire, vivo anche l'attenzione sul pallone, ovviamente con le sue indicazioni. Vedremo, Franco, il problema è che non riusciamo neanche a dare un possibile giudizio su che tipo di gioco farà il nuovo cittadino. Vedo di nuovo l'avvocato. Avvocato, ecco. Ci sente adesso? Sì, mi sento bene. Perché poco fa è caduta la linea. Stava dicendo, perché abbiamo capito che andava a singhiozzi. Sì. No, stavo riferendo, sì, che l'orientamento degli organi di giustizia sportiva per queste fattispecie si è molto inasprito negli ultimi tempi e le sanzioni si sono addirittura aggravate. Faccio un esempio: fino alla scorsa stagione eludere il pagamento dell'INPS e dell'IPEF costituiva una sola violazione. Dallo scorso aprile, caso Taranto, eludere questi pagamenti determina 4 punti di penalizzazione e non più 2. Non so se questo è il caso del Cosenza, ma purtroppo abbiamo registrato questo andamento degli organi nettamente più severo. Sì, c'è Pippo Gatto, il collega vuole fare una domanda. Sì. Abbiamo capito, è questo il caso del Cosenza? È proprio questo quello che ha pagato? Cioè, il Cosenza ha pagato con ritardo di 48 ore perché gli era stato pignorato il conto su cui ha avuto l'ok della banca per pagare gli adempimenti dovuti, gli F24, però è stato pignorato il conto, gli è stato bloccato tutto. Addirittura sono state fatte 2 procedure, una per 300.000 euro, una per 4.500 euro, applicando la stessa sanzione. È vero che diciamo il diritto prevale, però il buon senso viene a mancare. Quello che le volevo chiedere io, questo facendo un po' la panoramica della cosa, tra l'altra cosa la situazione è stata sanata dopo 48 ore, con tutto il buon senso, con tutta la buona volontà da parte della società della cosa. Non si sta cercando di colpire, si prendono, come dire, le piccole società di provincia per dare poi esempio alle grandi società che, lo sappiamo tutti, hanno esposizioni molto più pesanti e gravose che possono far male al calcio. Guardi, io penso che gli organi di giustizia sportiva si tengono fuori da queste dinamiche e sono convinto che giudicano con la stessa misura sanzionatoria sia il Cosenza, il Taranto, che l'Inter e il Milan, tanto per fare 2 esempi. Certo, rimane il vulnus dei patteggiamenti di alcune società che poi non sono state più ripetute. Questo sì è stato un qualcosa che, ricordo, l'anno scorso con il Taranto lasciò qualche perplessità. Certo, il caso del Cosenza, da quello che lei mi spiega, è abbastanza particolare. Spero che gli organi di giustizia sportiva tengano conto di queste dinamiche e possano applicare le attenuanti che sono espressamente previste dall'articolo 13 e dall'articolo 12,1 del codice di giustizia sportiva, laddove si può andare anche al di sotto del minimo edittale, perché non dimentichiamo che il tardato pagamento determina una sanzione minima di 2 punti. Esattamente. Avvocato, allora poi noi la disturberemo prossimamente a sentenza acquisita. Sarà sempre un piacere stare con lei, Franco, e con grazie avvocato, grazie. Non ho dimenticato i trascorsi miei a Cosenza del lontano 2010. Vero. Sempre dominante, grazie avvocato. Grazie avvocato per essere stato con noi e buon lavoro. Pippo, Franco, allora, io ce l'ho sotto mano, se vuoi, l'articolo 13 delle 12 e 13. L'articolo 13, che è quello che riguarda le circostanze attenuanti. Sì. È che giusto. Recita? Allora, vi vado a leggere l'articolo, meglio, che la sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una delle seguenti circostanze. È al comma
4 dice: per aver ammesso la responsabilità e l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento degli illeciti disciplinari. E segue ancora il comma 2: gli articoli di giustizia sportiva possono prendere in considerazione con adeguata motivazione ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione delle sanzioni. Avvocato, lo vogliamo tradurre in suoi toni? Tocca a lei. Quelli che, seguono la casa. Da chi studia, chi lo pratica. Qui mi sembrano politichese un po' artefatto dal punto di vista della giurisprudenza, no? È più semplice del previsto. Non c'è dubbio, c'è la prova comunque di un comportamento collaborativo, tale esatto. C'è la prova di una provvista finanziaria creata immediatamente dopo, c'è la prova di un pagamento comunque effettuato, cioè tutte queste circostanze accessorie rispetto al fatto in sé, a mio avviso, meritano di essere considerate. Per non parlare, tutti in soldoni, che cosa potrebbe portare? È almeno un punto/2 di riduzione, ecco, diciamo, dovrebbe attenuarsi a meno due o meno tre, dipende. Solo sanzione, per esempio, per quella di 4.000 euro? Sì, quella potrebbe, oppure potrebbe essere assorbita, non ho capito perché poi due sanzioni per mancato pagamento ritenute IRPEF sono state considerate come due procedimenti distinti e separati, anche questa è una cosa... E l'ha spiegato Chiacchio perché da aprile del 2023 sono entrati in campo poi... Forse però, da quando il ministro Abodi, a mio avviso, ha parlato di lui eccetera. Sta dando un'altra lettura. Un unico procedimento. Perché due procedimenti quando la procedura, quando il reato è lo stesso? Anche perché un unico, cioè tu quei pagamenti andavano adempiuti entro il 1 luglio, quindi sostanzialmente una condotta unitaria, si dice nel diritto però penale. Però è stata divisa, l'ha spiegato Chiacchio, in due. Ma però credo che anche a livello di giustizia sportiva esista, ho trovato anche le sentenze dell'istituto della continuazione, per cui se sono derivanti comunque anche che sono due violazioni, ma da un'unica condotta commissiva o omissiva, ovviamente la pena deve essere unitaria. E sommando le due pene, ovviamente avremmo un'unica irrogazione di pena, magari di meno due punti rispetto a due distinte violazioni che hanno portato poi almeno quattro, tradotti in soldoni. Quindi... Allora, grazie all'avvocato Cristiani. Questa è una cosa che tra altre cose fa riflettere, il fatto di aver voluto scindere le due cose in due procedimenti diversi. Diverso. Questo fa riflettere anche perché giustamente fa notare l'avvocato la cosa più importante, no? Perché il procedimento del pagamento è avvenuto nello stesso giorno, nello stesso momento. Perché poi separare con le due cose storiche i due pagamenti? Il termine uno. Primo il termine è quella scadenza quella. A prescindere che se marzo... Se il conto è bloccato per tutte e due le procedure. Dubbio, perché separare... Cioè come se si volesse colpire a tutti i costi il povero... A prescindere, vi sarebbe a monte una causa di forza maggiore. A quante aziende può capitare magari di avere più pagamenti contestuali, la banca ne blocca uno? Cioè, sono cose che alla fin fine il codice civile possono anche accadere. Diciamo, c'è stato troppo rigore, parliamoci chiaro. C'è stato un rigore inusitato. Sentiamo il tenore dei messaggi, che siamo in chiusura tra avvocato, qualche minuto. Avvocato, ci scrive un tifoso che si chiama Piero da Scalea e le chiede, buonasera, volevo avere un chiarimento se possibile dall'avvocato. Può esserci un pignoramento sul conto corrente senza aver ricevuto nessun avviso prima? Penso si riferiscano al... Sì, no, questo sicuramente no. Ci saranno stati degli atti ovviamente propedeutici, sicuramente delle ingiunzioni di pagamento, dei precetti che ovviamente erano antecedenti rispetto al pignoramento. Pignoramento arriva e basta, non è che ti dicono no, ci stiamo ma ci sarà stato prima un atto di precetto e ancora prima un'ingiunzione, ovviamente il creditore Tizio che avrà ovviamente mandato la lettera, non casca dal nulla. Se non mi paghi, avvocato, ce lo chiedono in tanti, ma tra il precetto e il pignoramento quanto tempo passa? Almeno 10 giorni ci devono essere, almeno 10 giorni. Può darsi pure, ecco, ne parlavamo anche qualche avvocato, tra virgolette, con un po' di astuzia, lo ha fatto capitare a ridosso di una scadenza federale, appunto per creare il maggior danno possibile. Quella. Potrebbe pure essere, sarebbe una cosa per carità legale, nulla di, ma potrebbe anche esserci un minimo di astuzia. Si capiscono tante appunto cose. Per costringere la società al pagamento immediato, potrebbe anche essere questo. Maria Grazia. Buon pomeriggio, sono Agostino e da circa un secolo che seguo il Cosenza, addirittura da quando il campo da gioco era accanto alla chiesa di Santa Teresa. Mi dispiace però, quest'anno ho un brutto presentimento, penso che si rischi seriamente la retrocessione. Spero ardentemente di no, ma la mia esperienza mi dice che tutto può essere. Franco, senti un po' di... Insomma, io non è che leggo nella sfera di cristallo, dico solamente che siamo ultimi in classifica, 5 punti, bisogna arrivare a 43-44, bisogna girare, ne parlavamo in redazione questa mattina con i colleghi e le colleghe, almeno a 20 punti, 21, per poi praticamente accelerare nel girone di ritorno.
È chiaro che aspettando la sentenza se ne sentono di tutti i colori, però c'è un però, che la squadra comunque va rinforzata sicuramente nel mese di gennaio con almeno 3-4 elementi di qualità, uno per ogni reparto, per far sì che ti puoi giocare questa salvezza, perché così com'è, chiaro che già il Cosenza negli anni precedenti si è salvato per 1-2 punti con meno 4, che io insomma in questo momento rifiuto questa idea, è chiaro che diventa difficilissimo, non difficile, però la squadra va puntellata. Sono d'accordo con te, Franco. Sì, io direi anche di sentire, perché ci seguono anche da Catanzaro, Mugugni e anche la stampa, un po' dalle notizie che ho dei colleghi, non c'è molta allegria. Un pezzettino dell'ultima parte della conferenza stampa di Caserta, che alla domanda che gli è stato chiesto, ma lei si è un po' messo in discussione, sentite cosa ha risposto ai giornalisti di Catanzaro. Il responsabile è sempre l'allenatore, i ragazzi fanno quello che chiede l'allenatore. Se abbiamo sbagliato qualcosa, sicuramente il primo responsabile sono io. Quando dico niente da rimproverare ai ragazzi, perché i ragazzi fanno tutto quello che gli chiede l'allenatore. Ho un gruppo, l'ho detto anche in pregare, fantastico, quando non arrivano i risultati senti tante voci, ma io non guardo e non ascolto le voci. Io ho un gruppo sano, solido, che lavora al massimo e sono felice di allenare questo gruppo. Quando sbagliamo qualcosa, sicuramente sbaglia qualcosa il calciatore, sbaglia l'allenatore. Siamo qui per lavorare e cercare di limitare i nostri errori. Franco, okay. A me mi pare che proprio... Come Cosenza. A tale quale, cioè stesse parole, non ha cambiato neanche le virgole. Gli stanno contestando Caserta il discorso dei due mediani, ultimamente è passato al 3-5-2, sta cercando, lui ha chiesto tempo perché la squadra è nuova, effettivamente il direttore sportivo Polito ha inserito tanti giocatori, c'è questo Buso che è diventato un oggetto misterioso, c'è Compagnon, c'è Lamantia che ha realizzato il gol del pari contro il Modena di Bisoli, insomma è una bella squadra, c'è Dembasek che è arrivato dal Torino in prestito, insomma è una squadra che ha dei giocatori importanti, interessanti, esterni validi come D'Alessandro da una parte e dall'altra pure come dicevo Dembasek, però bisogna trovare la quadra che fino a questo momento secondo me non c'è. Me la fai fare una domanda all'avvocato? Prego. Avvocato, se lei avesse dovuto difendere il Cosenza Calcio, che linea difensiva avrebbe portato avanti? Ma che dire, sicuramente ecco, sull'entità per me davvero di poca entità della violazione che è stata davvero sperequata e poi su tutta una serie di cause di forza maggiore che secondo me sono concomitanti perché la concomitanza di un pignoramento magari che è stato effettuato nella stessa data, mi pare di avere capito tra le righe del provvedimento che si è fatta prima una verifica sui conti che vi fosse provvista finanziaria e nello stesso tempo vi è stato questo pignoramento concomitante. Quindi quante volte magari uno di noi va all'estero con la carta di credito, paghiamo, poi l'addebito non va a buon fine. Allora, cioè, non ogni inadempimento significa aver voluto violare quei principi di giustizia e lealtà sportiva, cioè secondo me c'è una differenza sostanziale. Ciò non toglie che possiamo anche alzare le mani sulla perentorietà dei termini. Ecco, esatto, la perentorietà. Però ecco, sulla entità, adeguatezza e la sanzione avremmo molto, molto, molto da ridire. Fermo restando che ci sarà poi un ulteriore grado di giudizio che è quello del collegio di garanzia, in ogni caso ci si arriverà, che è una sorta di Cassazione dello sport, dove è composta da giuristi autorevolissimi. E, insomma, speriamo, ecco, onestamente... Lì si fanno i cavilli proprio. Al di là che siamo tifosi, siamo passionali, però penso tutto il mondo del calcio, anche la stampa nazionale, ha riconosciuto una sproporzione enorme di questa sanzione. La Laureanda invece cosa avrebbe fatto? Cosa dice? Io in realtà mi trovo d'accordo con l'avvocato perché poi dal punto di vista pratico, nel momento in cui ti arriva l'avviso, è vero che il termine è perentorio perché tu hai dei termini di scadenza in cui devi rispettarli, ma se tu riesci a dimostrare che in quel momento ad esempio non c'era la possibilità di poter utilizzare il conto, non è una cosa che dipende io ho voluto commettere un illecito, ma bensì non ero nella possibilità di poter effettuare il pagamento in quel preciso momento, che poi oltretutto è stato pagato poco dopo, appena è stato sbloccato. Quindi... Non siamo nei social, stiamo parlando di un avvocato e di una dottoressa che sta laureando. Io avrei un'altra domanda da fare all'avvocato. Ce la facciamo? Sì, è rapidissima, perché avvocato... Già sentiamo sentenze sui social, capito? No, ma perché sui social è uscita la sentenza... In questo caso ci si è rivolti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, un calciatore di Erra, quindi ci si è spostata un altro tipo di argomento.
La mia domanda, perché giustamente il dubbio, cioè ormai essendo un paese della comunità europea, secondo lei si potrebbe anche arrivare addirittura lì? Perché a me qua viene il dubbio, sinceramente, superato il grado di giudizio degli organi federali, se si possa uscire da quelli... Però la FIGC non vuole andare oltre l'ambito sportivo e quindi... Questo sono d'accordo, ti sanziona Pippo, pure. Però nel momento in cui loro hanno aperto la possibilità, dando un, creando un precedente con la sentenza di Diarra che libera la scelta dei giocatori, anche se ci sarà tanto da discutere, quindi è una direttiva che poi la FIFA dovrà recepire, un punto di domanda in realtà nasce. Sarebbe meglio del discorso della Champions League della Serie B questa, perché sì, potrebbe aprire scenari interessanti. Più grandi del previsto. Brava, complimenti. Giusto, brava. Dice bene Maria Grazia, anche se credo poi dopo il Collegio di Garanzie il grado immediatamente successivo sarebbe il TAR, ma credo che i tempi si allungherebbero e poi soprattutto sono valutazioni politiche, nel senso che poi significherebbe proprio il Cosenza Calcio contro la federazione, con tutta la forza, con tutto ciò che ne deriverebbe, quindi credo che poi anche valutazioni di opportunità e di convenienza sconsigliano questo tipo di ricorsi, insomma. E allora ci sarebbe piaciuto dare il discorso alla sentenza. Un bel discorso, si è aperto un bel dibattito. Sì, sì. Pippo, ci sarebbe piaciuto dare ai nostri telespettatori, che sono tantissimi e che ringraziamo, la sentenza, però insomma, evidentemente il discorso va per le lunghe. Maria Grazia, abbiamo terminato anche per Franco, oggi. Purtroppo abbiamo terminato, io ringrazio tutti i nostri telespettatori e tutti coloro che hanno scritto i nostri messaggi, noi vi chiediamo scusa se non riusciamo a leggere tutti, ma vi siete veramente in tantissimi, ma facciamo una cernita e facciamo un sunto, ecco, di quello che ci scrivete, quindi io vi ringrazio. Ringrazio Franco, ringrazio Pippo, ringrazio l'avvocato Cristiani per essere stato grazie con noi. Per ciao, ciao. Avvocato, sicuramente ci aggiorneremo prossimamente all'esito. Vi aspettiamo buone notizie della sentenza. Grazie a tutti, ci vediamo settimana prossima. Un abbraccio.